Questo programma è offerto da... La tua attività necessita di un nuovo look? Dread Multimedia, e tornerà a splendere. Dread Multimedia, creazione e gestione siti web, posizionamento su Google e sui migliori motori di ricerca, grafica pubblicitaria, sviluppiamo le tue idee su biglietti, volantini, brochure, locandine, manifesti e altro ancora. Realizziamo il tuo spot TV o video aziendale, riprese, montaggio e servizi fotografici per cerimonie, eventi, saggi, spettacoli, manifestazioni di ogni genere, tutto rigorosamente in alta definizione. Dread Multimedia, foto imaging, in via Stazione Vecchia 79, telefono 320 75 50 740. Legata a sette bellezze, è arrivata un'altra vittoria ieri al Dino Liotta contro il Mussomeli, una gara che si prospettava non semplice per i ragazzi di Mister Campanella, e semplice non lo è stata per i primi 40 minuti, con un Mussomeli che si è ben difeso e con un Licata che ha avuto fatica all'inizio a poter sfondare dalla parte dell'estremo difensore ospite. Tante occasioni, il gol è arrivato solo alla fine del 45esimo con un calcio di rigore. Rino, un flash sulla gara, un 3-0 che però la dice lunga sulla forza di questo Licata. No, un approccio di gara ieri, diciamo, non delicato nelle ultime 5 partite, però troppo poco il Mussomeli per un Licata troppo forte. Questa è la verità. Il Licata basta già sbloccare subito la partita e già è una macchina che si mette subito in moto. Per me il campionato è finito. Meriti a Campanella perché ha saputo gestire questo gruppo. Meriti a quei tre là davanti che non riescono a fermare nessuno. E ho Rizzo ieri in grande spolvere insieme a Convitto. Ieri ho visto il Rizzo che in queste partite non l'ho visto mai. Ha fatto impazzire Bonura. Sì, ha cercato la profondità, si è accentrato diverse volte, ha provato il tiro. Bonura ancora lo sta cercando forse. Ancora lo cerca. Sì, era un Licata che ieri aveva difficoltà a, come dire, a sfondare, ma la sensazione dalle tribune era proprio che il gol sarebbe comunque arrivato, perché praticamente tra Testa, Cannavò, Convitto e lo stesso Rizzo fondamentalmente si tagliava un po' ovunque. Ma Testa che un suo record, due partite senza gol, Cannavò lo sta staccando. Vabbè, Cannavò sta staccando, sono due attaccanti che si aiutano a vicenda, si stanno compensando entrambi. Va bene così, l'importante, come Testa l'ha detto, l'importante è vincere e fare bene per la squadra, i gol arriveranno pure. Allora vediamo i gol e le azioni salienti di questa gara nel commento di Giuseppe Cellura. Obiettivo quota 30 per il Licata, che insegue la settima vittoria consecutiva e ha in mente da qui a Natale di mettere ulteriore distacco fra sé e le più dirette inseguitrici. Buon pomeriggio dallo stadio Dino Liotta, va in scena l'undicesima giornata del girone A di eccellenza, si confrontano al Dino Liotta il Licata e il Mussomeli. Treppiede, buona la giocata in mezzo a due, Treppiede limite dell'area, conclude dalla distanza un pallone che si perde alto. Rizzo 1 contro 2, Rizzo che però salta agilmente il proprio avversario, cerca di guadagnare l'area di rigore, salta di netto il proprio avversario, cross basso sul primo palo, la gira San Giorgio, primo tiro dalla bandierina per il Licata. Problemi la sua posizione, Convitto ancora al limite dell'area di rigore, ne salta uno, poi va alla conclusione di destro, lenta, bloccata, senza affanno. Salgono le torri gialloblu, parte il destro di Convitto, stacco di testa di San Giorgio con palla che si alza sulla traversa. Questa battuta da calcio d'angolo, parte il suo cross, spiove in area di rigore, stacco di testa di Maltese, grande risposta con i piedi di Demier che vieta al capitano gialloblu la gioia del gol, anche se l'angolo è particolarmente ristretto. Parte Convitto, pallone che arriva sul secondo palo, stacco di testa di Cannavò, alto sulla traversa, era Maltese anzi ad aver concluso di testa, pallone alto sulla traversa, gioco effettuata, San Giorgio di testa contente, un pallone a tre piedi, poi Convitto, area di rigore, Convitto va giù, calcio di rigore per il Licata,
Convitto si stava preparando alla battuta, a quel punto avrebbe avuto soltanto Demier di fronte a sé. Fischia il direttore di gara, consueta rincorsa di Cannavò che guarda fino alla fine Demier, il destro, la rete, il Licata la sblocca all'ultimo minuto del primo tempo con Antonino Cannavò, infallibile dal dischetto. Fontanare, squadre che adesso si sono spezzate in due, Convitto in mezzo al campo, grande giocata di Convitto che poi cerca di far viaggiare verso la porta Rizzo, posizione regolare, Rizzo uno contro uno con Demier, steso, calcio di rigore per il Licata, secondo calcio di rigore per il Licata, ma è stata pregevole, pregevole la giocata di Rizzo, ammonito Demier, ancora Cannavò dal dischetto, stesso tipo di rincorsa, destro di Cannavò ed è il raddoppio del Licata, implacabile dal dischetto Antonino Cannavò, 2-0. Accademia adesso del Licata, se ne va Convitto, ne salta uno, ne salta due, entra in area di rigore, conclude di sinistro ed è una magia quella di Roberto Convitto che vale il 3-0, ci ha abituato a queste giocate entrando da destra. Ma è sempre un applauso continuo per Roberto Convitto, che serve il tris. Giorgio, palla per Convitto, ottima l'assistenza per testa, conclusione che gira e si perde larga di pochissimo. Grande idea di Davide Testa con il destro a giro d'incontro che si è perso largo di pochissimo. In questa prima parte di stagione, mentre Convitto è ancora al limite dell'area, conclude di sinistro, traversa, traversa che trema, quella colpita da Convitto. Su Guastella, area di rigore, uno contro uno con Battimili, Guastella disorienta Battimili, poi conclude, alto sulla traversa. Data da San Giorgio, può ripartire Licata con Davide Testa, campo aperto per Davide Testa che appunta all'area di rigore, affrontato da De Francesco, Davide Testa resiste, poi conclude su Demier che in uscita stoppa. Possiamo già andare in commento, un Licata sicuro che ha portato a casa questi tre punti. Senza strafare ma senza subire. Finisce 3-0 tra Licata e Mussomeli. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita a Licata. E allora vediamo i risultati maturati tra sabato e domenica sui campi dell'eccellenza. Alcamo Geraci 0-0, Cus Palermo Pro Favara 0-0, Canicattì Caccamo 6-0, Sant'Agata Parmonval 0-0, Licata Mussomeli 3-0, vittoria del Dattilo a Mazzara per 3-2, Partinico Audace Marsala, vittoria del Marsala a Partinico 1-0, Castelbuono Castellammare rinviata per impraticabilità di campo. Dunque, questa è la classifica al termine di questo giro di partite. Il Licata in testa con 30 punti, segue il Canicattì a 4 punti, 26, Sant'Agata 23, Mazzara 19, Alcamo e Parmonval 18, Dattilo 17, Geraci 15, Mussomeli e Marsala 14, Castellammare, Cus Palermo 11, Pro Favara 9, 8 Partinico Audace, Caccamo 4, Castelbuono 2, Castellammare e Castelbuona una partita in meno. La vittoria del Licata poteva essere messa in preventivo, per quanto abbiamo detto che non sarebbe stata una gara semplicissima per lo stato di forma che stava attraversando il Mussomeli. La vittoria del Canicattì, se non in questi termini, ci poteva stare in casa dopo due pareggi contro un Caccamo che neanche il cambio di allenatore è riuscito a scuotere, il pareggio del Sant'Agata in casa con la Parmonval, terzo pareggio per 0-0 nelle ultime quattro partite. Tu dal primo appuntamento di Extra Time in cui partecipi ci dici che la squadra più accreditata secondo te per poter contrastare il Licata in vetta alla classifica è Sant'Agata, ma è un Sant'Agata che quasi al giro di boa del campionato non pare aver trovato le misure del torneo. Non riesce a vincere, a sfondare, però non perde neanche. È l'unica squadra imbattuta. È l'unica squadra ancora ad oggi imbattuta, l'ho sempre detto, è una squadra strana. Non so quello che succederà a dicembre, però non è una squadra che molla facilmente. Intanto sono 6 punti di distacco tra il Licata e il Sant'Agata, distacco che si è allungato ieri visto il pareggio del Sant'Agata contro il Parmonval. Ma torniamo alla gara del Licata, andiamo a vedere le interviste del dopogara, chiaramente volti distesi sia in casa gialloblu
che dobbiamo dire anche, come dire, l'allenatore del Mussomeli ha ammesso giustamente, non veniva allicata certamente pensando di poter fare punti, ci provi, però non era la partita in cui fare punti. Vediamo le interviste a Cannavò, Maltese, Campanella e all'allenatore del Mussomeli, Mattina. Antonino Cannavò, una vittoria di un Licata maturo oggi contro il Mussomeli, un primo tempo un po' complicato, poi però la squadra si è sciolta. No, lo sapevamo che era una partita difficile perché in questo campionato non puoi sottovalutare nessuno. La scorsa settimana hanno pareggiato col Sant'Agata, si sono chiusi bene nel primo tempo, non siamo riusciti a trovare il buco per andare in vantaggio, però poi Roberto ha procurato il rigore, abbiamo sbloccato la partita e poi l'avete visto che il risultato doveva essere ancora ampio. 30 punti su 33 a disposizione, un inizio da sogno per il Licata. No, lavoriamo duramente tutti i giorni dal 26 di luglio, stiamo facendo bene, siamo là sopra e non vogliamo mollare un centimetro. 30 punti su 33 a disposizione è un inizio da sogno per un Licata che sta meritando di essere in testa alla classifica. Sì, lasciando stare la partita di Canicattì dove abbiamo perso 1-0, poi penso che abbiamo fatto un filotto di vittorie, questa forse è l'ottava di seguito. E già vincere non è facile, vincerne 8 di seguito e arrivare già a 30 punti e non completando già il girone d'andata, penso che sia un grande risultato. Merito va al gruppo, alla squadra, alla società che non ci fa mancare nulla, e questi splendidi tifosi che sono il 12° uomo in campo. A livello di difesa oggi non abbiamo mai contato nessuna parata di Federico Valenti. Sì, sì, ma io penso che in tutte le partite che abbiamo fatto, lasciando stare calci di rigore e punizione, poi partite date a parte, perché sul 7-1 hanno indovinato 3 Eurogol, però dico, ci può stare, sul 7-1 magari cali un po' la concentrazione, anche se non deve succedere, però penso che sia avanti, che dietro, che a centrocampo, che i ragazzi che entrano dopo, che potrebbero giocare da qualsiasi altra squadra, abbiamo un grande gruppo e continuiamo così. Mister, arriva una vittoria matura oggi contro il Mussomeli, un Licata che ha saputo gestire i momenti della partita, è colpito alla fine, all'inizio del secondo tempo. No, non è che abbiamo colpito alla fine, siamo stati un po' precipitosi sotto porta, abbiamo mancato 3-4 occasioni facili. Il Mussomeli ha dimostrato che squadre cuscinetto non ce ne sono, veniva da un risultato abbastanza positivo con il Sant'Agata, io glielo avevo detto ai ragazzi, a prescindere che partite facili non ce ne sono. Abbiamo avuto la fortuna su un calcio di rigore netto di sbloccare la partita, poi nel secondo tempo i ragazzi sono entrati più determinati e lì abbiamo chiuso la partita. Abbiamo parlato anche con Maltese, questa sicuramente è probabilmente una delle note che la farà maggiormente soddisfatto, Valenti nessuna parata. No, non è il discorso di Valenti se para o non para, perché noi abbiamo costruito la squadra innanzitutto facendo una difesa forte, a prescindere che oggi mancava anche Chiavaro che ha avuto una distorsione nell'allenamento. La dimostrazione è che qualsiasi giocatore entra, fa la sua parte e la fa abbastanza bene. Devo dire che oggi Pira ha giocato bene in un ruolo che diciamo che Pira è un tappabuchi. E ha giocato bene. A proposito di Chiavaro, che tempi di recupero abbiamo? Ma non lo so ancora, non... lui è andato a Catania a farsi la risonanza, vediamo che cosa gli dicono e poi vedremo. Mister, domenica scorsa è riuscito lo sgambetto al Sant'Agata, stavolta ci avete provato con Licata, ma probabilmente troppo Licata per questo Mussomeli. Sì, questo era anche prima della partita troppo Licata, però... abbiamo onorato il calcio, ho ringraziato i miei ragazzi per l'ardore e l'impegno che hanno messo, perché venire a giocare con un pubblico come quello del Licata e contro gente di categoria ampiamente superiore e con 5 juniores in campo e 6 assenze, penso che devo solo ringraziare i ragazzi. Poi ho subito gol al 46esimo alla fine del primo tempo, non so se andavamo sul risultato pari che cosa sarebbe successo dopo. E aver preso il secondo gol sul rigore all'inizio del secondo, chiaramente contro un Licata che aveva magari ampi spazi, non era questo chiaramente il campo dove potevamo venire a fare punti, però ci abbiamo provato, abbiamo onorato il calcio, abbiamo divertito anche il pubblico, siamo stati diciamo
come diciamo, siamo stati in partita anche dopo il 3-0, abbiamo cercato il gol, però non l'abbiamo trovato. Chiaramente tanti auguri a Legata perché merita ampiamente il posto che occupa. Mister, lei ha visto domenica scorsa il Sant'Agata, oggi ha visto il Legata, che differenza trova fra le due? Onestamente stavo dicendo proprio questo ai miei ragazzi, perché guarda, quando le squadre di testa hanno un risultato solo che è quello della vittoria e non trovano spazi per giocare, molto probabilmente si innervosiscono con il passare dei minuti, però ho visto due squadre molto diverse. Il Sant'Agata che gioca più sulle verticalizzazioni, mentre qua con quei quattro davanti è chiaro che se con le palle lunghe in penetrazione li cercano e poi se la sbrigano loro a fare gol. Sono due squadre molto diverse, però guarda, tutte e due fanno classifica. Auguro a Legata, essendo della nostra provincia, di fare il salto in Serie D. E vediamo come al solito l'appuntamento con la disamina di Andrea Camilleri, il suo commento tecnico sulla gara di ieri. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza, computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita, Alicata. Il Licata vince e convince ancora, e questa volta contro il Mussomeli ha dimostrato anche di saper aspettare con calma, di poter scardinare una difesa avversaria chiusa a riccio che nei primi 45 minuti ha concesso poche occasioni, e quindi il Licata ha dovuto attendere il momento propizio per poi segnare di rigore con Cannavò. Mister Campanella, a causa dell'assenza di Chiavaro, non ha voluto comunque cambiare l'assetto della squadra, ha preferito spostare gli uomini con Pira che dalla mediana è stato arretrato sulla linea difensiva sull'out di destra, affidando a Doda e San Giorgio la linea mediana appunto del centrocampo, che si è dimostrata ancora una volta davvero insormontabile per un Mussomeli che in attacco ha fatto ben poco. Grande prova di Rizzo, infermabile sulla destra, praticamente la palla non gli si poteva levare dai piedi, ma un grandissimo lavoro di raccordo tra attacco e centrocampo lo ha fatto convinto, autore anche di un grandissimo gol. E questo il Licata che continuiamo a voler vedere, un Licata che adesso sarà sicuramente impegnato in una trasferta difficilissima, quella di sabato prossimo contro la Parmonval, su un terreno difficile. Speriamo di poter recuperare Chiavaro, che è un uomo molto importante in una partita del genere, però il Licata, se continua a giocare così, ormai ha dato un chiarissimo segnale al campionato e a tutte le avversarie. Come non essere d'accordo, Rino, sulla disamina di Andrea Camilleri? È un Licata che conferma i propri punti di forza. Ieri Campanella, come dire, cambiato no, qualcosina, un po' qualche uomo. Quel piccolo infortunio di Chiavaro. Di Chiavaro, la situazione con Beppe è già abituato a fare quello, quindi non ha problemi. Doda ha dimostrato al centrocampo di essere una pedina fondamentale, oltre ad essere un under per questo Licata qua. Io dico che a questo punto solo noi possiamo perdere questo campionato. Per me il campionato ormai è finito, e ti puoi permettere negli scontri contro Mazzara e Sant'Agata di giocare con il doppio risultato, con la massima tranquillità. Sarà una lotta agli altri quattro posti per la griglia e i playoff, dove vedo un Alcom come una Parmonval sopra il Dattilo, cosa strana. Sì, Dattilo che ieri è uscito un po' dalla crisi che aveva avuto con le quattro sconfitte consecutive, ed è uscito nel migliore dei modi, perché è andato a giocare nella tana del Mazzara, che non stava molto meglio. Mazzara penso che dovranno togliere il calendario il mese di dicembre, dovranno annullarlo, portare i mesi a 11, perché non lo so, un mese che a loro fa molto male. Non è il primo anno che guardiamo questo del Mazzara, l'ho detto sempre a inizio campionato. Mazzara che a dicembre avrà sempre i soliti problemi.
Canicattì ancora ci tiene testa, 4 punti dietro, però penso che domenica, fra sabato e domenica, ci saranno o allungamenti o accorciamenti, ma penso allungamenti. Sì, vedremo un po' cosa succederà nel prossimo turno, ma visto che parliamo di Mazzara, andiamo ad ascoltarlo a Pietro Tarantino, la nostra vecchia conoscenza. Ieri, come dire, a quanto pare la partita, almeno da quello che si sente, insomma, che arriva chiaramente dalle parole di Pietro, Pietro era molto arrabbiato per l'arbitraggio, però la verità è che è un Mazzara che non riesce a trovare il bandolo della matassa. Vediamo Pietro Tarantino, la sua intervista a fine gara e poi altri 2 minuti da spendere proprio sul Mazzara. Come vogliamo analizzare questa partita, questi 90 minuti? Ma sai, già hai detto bene tu, quando noi creiamo tante palle gol, poi al minimo errore prendiamo gol. Poi prendiamo il secondo, sempre un errore nostro. Purtroppo non ci sono dei ragazzi in campo, è così, al minimo errore ti fanno gol e stiamo pagando questo periodo. Poi non lo so, questi 2 rigori sono stati stranissimi, anche perché si lamentano tutti degli arbitraggi, non ho mai parlato degli arbitri, non ho mai parlato di niente, però oggi veramente mi sono stufato a prendere questi rigori così, 2 rigori, non so se sono stati inventati o meno, però troppo con leggerezza dati questi rigori, dopo che stavamo mettendo la partita noi sul binario giusto, avevamo fatto il 2-1 e poi si inventano un rigore, fine è caduto da solo in aria, mi sembra che l'avversario più vicino era a mezzo metro, è caduto e l'arbitro gli ha dato un rigore. Mi sembra che Merillo la settimana scorsa si sia lamentato all'Icata degli arbitraggi, però diciamo che oggi qualcosa a favore l'ha avuta, ma mi lamento pure oggi, magari poi c'è la legge della compensazione la prossima domenica, speriamo che questo succeda anche a mio favore, perché dare questi rigori è veramente è scandaloso, perché poi uno lavora tutta la settimana, lavora per far sì di fare il risultato, di far giocare bene la squadra, perché poi io e i ragazzi non posso rimproverare nulla, abbiamo avuto 7-8 palle gol il primo tempo, altre 6-7 il secondo tempo, poi quando vedi queste cose con gli arbitri che ti danno questi 2 rigori con molta leggerezza, ti cade il mondo addosso, perché comunque la partita se era nel 2-1, facevamo il 2-2, si poteva ancora sperare in qualcosa di meglio, però l'arbitro ha voluto che comunque questa partita finiva 3-2 per il Dattilo. Gli devo fare i complimenti a tutti, specialmente all'arbitro di Rovigo, che è venuto a rovinare una giornata qui a Mazzara a tutti noi. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita, Alicata. La sensazione dalle parole di Pietro è che questa volta il Mazzara ha giocato quantomeno meglio rispetto alle altre partite e la sconfitta, insomma, è arrivata per episodi sfortunati o meno. No, la cosa buona che ha detto Pietro è che lui non parla mai degli arbitri, questo è vero, lo posso confermare pure io. Però una cosa si dice, certo, arbitri non arbitri, quando una squadra deve vincere, vince. Io ho seguito pure l'altro girone dove ho seguito un Paternò Santa Croce, dove Paternò era sotto i 2 gol, ha vinto 4-3. Contro un Santa Croce che è in ottima forma, quindi quello che dico, pure che perdi 2-0 puoi anche ribaltare la partita. Come noi lo scorso anno abbiamo ribaltato pure Mazzara in Coppa Italia, se ricordi bene, 2-0, 3-0. Quindi non è inutile cercare scuse, come anche all'inizio noi cercavamo degli specchi dove arrampicarci, però quando la squadra vince è forte, deve vincere e basta, non ci sono arbitri che tengano. Secondo te come si muoveranno le battistrada nel mercato di riparazione? Almeno come ruoli, come movimenti, insomma, pensi che Sant'Agata, che ha tardato a 17 punti, proverà, come dire, a rinforzarsi per colmare il gap, oppure pensi che, insomma, giocheranno in difesa al risparmio per acquisire il posto nei playoff? Sant'Agata è l'unico problema, c'è il gol, non riescono a segnare, non riescono a vincere la partita e chiudere la partita, perché riguardo la difesa è una delle migliori difese e ancora hanno fatto una sconfitta, quindi l'unico problema che hanno è là davanti, quindi penso che se dovranno intervenire, interverranno in avanti. Di Canicattì so che ci sono interessamenti di attaccanti di categorie superiori,
Però non lo so se continuando così conviene a certe squadre investire più di tanto. Mazzara legge i vari forum dove si lamentano dei giocatori di Congialdi, di Sette Case. Pensi che ci sarà forse un'epurazione? O ci sarà un'epurazione di calciatori e istituzioni cercando di trovare la miglior posizione per i playoff a questo punto. Perché l'unica che gli rimane è questa, sono 11 punti di stacco, sono un pochino tanti ormai per il primo posto, quindi converrà, secondo me, quantomeno gestire le casse. Io ti lancio una provocazione così, come lo vedi Congialdi? No, Congialdi... Ipoteticamente nell'11 di Campanella Congialdi ti piacerebbe vederlo? In questo momento no, in questo momento è un giocatore, potrebbe far comodo, attenzione, però penso che Campanella in questo momento lo davanti c'ha... una mitraglia che non si ferma mai, quindi chi entra anche corso 99, il ragazzo se manchina entra, ha fatto 4-5 gol senza giocare, quindi figuriamoci, non vedrei più un centrocampista, un Gian Attasio del Sant'Agata nell'Licata, io l'ho seguito, un Gian Attasio lo vedrei abbastanza bene nell'Licata. Mercoledì questa settimana c'è il turno di Coppa Italia, quindi con il Licata che sappiamo che come dire, riposerà, guarderà le altre giocare visto che siamo usciti al primo turno, e tutte le altre che sono ancora impegnate, tra l'altro mi pare ci sia un Sant'Agata Mazzara che come dire, potrebbe togliere forza. E, ma il recupero di Canicattì o... Perché c'è il recupero di Canicattì, ma c'è anche la Coppa Italia questa settimana. Ma il Canicattì gioco verrà recuperato o verrà rinviato? Perché non lo so, ci sta abituando il Canicattì. Sì, vabbè, quello infatti, io rimaniamo su Sant'Agata Mazzara, che è finita una all'andata, insomma si giocherà con la sicura e poi... Il Sant'Agata andrà a giocare a Favara, quindi come dire, ha una settimana anche abbastanza... A Mazzara. Sì, per la Coppa Italia e poi la domenica poi andrà a giocare a Favara, che non è mai un campo semplice. Quindi il Sant'Agata, come dire, è attesa da due impegni importanti. Troverà un Mazzara sicuramente arrabbiato. Conoscendo Pietrantino non lo so domani cosa succede nello spogliatoio, oggi se faranno rifiniture di allenamento o di qualcosa. Troveranno un Mazzara abbastanza arrabbiato, non lo so, è una partita da tripla questa. Andiamo a vedere invece il prossimo turno, tralasciando chiaramente la Coppa Italia di cui parleremo lunedì prossimo. Il prossimo turno vede questi impegni: Castellammare Partini Caudace, Dattilo Noir Alcamo, Geraci Castelbuono, Mussomeli Mazzara, Caccamo Cus Palermo, Parmonval Licata, Pro Favara Sant'Agata, Marsala Canicattì. È un turno interessante. Il Licata va a fare visita alla Parmonval, che come ogni anno in eccellenza si, come dire, conferma squadra arcigna, squadra che fa comunque punti, che sta sempre nella zona di metà classifica, insomma è una squadra ormai abituata, stabile, abbastanza stabile in eccellenza. Ma c'è il Canicattì che va a Marsala, che non è neanche una partita semplicissima. È Sant'Agata a Favara. È Sant'Agata a Favara. Di Pepe Balsamo. Sì, tra l'altro in bocca al lupo a Pepe che ritorna sulla panchina gialloblu di Favara dopo insomma quasi un anno. Un grande in bocca al lupo per domenica. Assolutamente, soprattutto per domenica, ovviamente. Però già prendere un punto a Palermo è già un buon segno, si vede che la squadra già lo sta seguendo. Ho detto poco fa infatti questo, che fra sabato e domenica ci sarà un allungamento e un accorciamento. Indicato in questo momento di come sta andando, non penso avrà problemi, anche se sarà sempre una partita da tenere. Vediamo che l'anno scorso la trasferta a Pacheco contro il Dattilo, la trasferta a Palermo contro la Parmonval furono quelle in cui abbiamo perso quei punti fondamentali per poter vincere il campionato. Il campo di Dattilo di Pacheco è stato sfatato, quindi abbiamo vinto. Sfatiamo il caso, insomma, di sfatare. Non è la Parmonval dello scorso anno, comunque, perché ha cambiato molto. Quindi, ma anche quando io dico che un Licata così c'è poco da fare. Un Licata ormai sta andando a mille, quindi è una squadra che trova il gol in qualsiasi momento della partita. C'è pure giocando male, basta che i tre toccano la palla e la mettono dentro. Proiettiamoci ancora più in là, perché il prossimo impegno casalingo del Licata è una di quelle partite che scaldano i cuori dei tifosi e sarà una di quelle partite, secondo me, da 3.000 posti, da 3.000 spettatori. Arriva il Sant'Agata. Abbiamo una doppia casalinga, Favara e Sant'Agata. Sarà un finale di giro d'andata dove possiamo dire veramente abbiamo chiuso il campionato, cominciamo a programmare per l'anno prossimo. D'altro canto, se anche con un pareggio, ma per me lo ripeto, il Licata ormai
Non è il cambiato dello scorso anno, è un altro Licata, è un altro approccio. Siamo partiti male e il Licata ha vinto il campionato dalla sconfitta con Canicattì. Sì, tu continui a ripetere questa cosa, io mi trovi d'accordo. Insomma, quello è stato forse lo spartiacque. È uscito il vero Licata, è uscita la squadra del Licata, è uscito l'allenatore, è uscita... si è ricombattato un pochettino quello che io criticavo sempre dall'inizio. Oggi abbiamo un Licata che non ha avversari. Ripeto, non me ne voglio Civilleri perché, ripeto, tecnicamente è un giocatore che non si può discutere, farebbe comodo a tutti. Però in questo Licata quel Civilleri era... Serve una manovra forse più veloce, più... Per quei tre gai davanti ha bisogno di giocatori che ti velocizzano l'azione ma non continuano l'azione. Quindi da quella partita è uscito fuori il vero Licata. D'accordo, quindi questo insomma era, come abbiamo visto noi, la domenica sportiva licatese. Viene semplice per ora fare extra time, visto queste vittorie delle Licata che lasciano ben poco spazio a qualsiasi disamina, polemica o altro. Stiamo anche portando fortuna, quindi è come dire, squadra che vince, insomma non ci mettiamo anche noi un pizzico, non si cambia, quindi... Noi seguiremo per voi sabato in anticipo il Licata nella sfida importante contro la Parmonval e poi domenica per gli sportivi licatesi liberi dall'impegno del Licata Calcio c'è un, come dire... Non ufficiale, ufficioso. È ancora ufficioso, però ieri per esempio il sindaco lo ha annunciato anche durante gli stati generali del turismo. C'è un gel a Bari che è un pizzico di nostalgia, ce la fa venire, ma soprattutto ci fa venire in questo momento tanto rimorso, perché se fossimo stati in Serie D, per quel punticino potrebbe essere un Licata Bari, che non era il Licata Bari dei tempi di Fascetti e di Cicciola Rosa, ma certamente era un Licata Bari che avrebbe... No, io sono un appello che voglio fare, quello che manca ancora a questo Licata è l'essenza di questo Licata. Il vero pubblico di Licata, perché non è questo il vero pubblico. Sì, neanche ieri c'è stato quel pienone che un po' ci aspettava, ci sono stati gli appelli durante la settimana, perché siamo sempre sopra la media di qualsiasi campo di eccellenza, penso da Trento in giù. Però il vero pubblico di Licata è intorno ai 2.000-2.500 spettatori quando sta in questa posizione di classifica. Un invito che faccio ai tifosi, andate allo stadio, manteniamo questa squadra, perché... Licata non è dei dirigenti, Licata è dei tifosi, Licata è della città, quindi andiamo tutti allo stesso nella questa squadra e chissà fra qualche anno dove ci ritroveremo. Quindi l'appuntamento è a sabato con il Licata Calcio per Parmonval Licata, domenica questo ufficioso ma pare sia quasi sicuro Gela Bari Aldino Liotta con la presenza speciale ed eccezionale di Zeman padre. Quindi questo possiamo anche dirlo. Zeman Viglia è stata allegata in settimana. Sì, è stata allegata in settimana, è venuto a fare forse anche un sopralluogo al Dino Liotta, che lui ricordava in ben altre situazioni. Era cliente mio quando aveva i capelli. Poi ha perso i capelli, però va bene, ok. Questo, sia il padre che il figlio. Perfetto, quindi va bene. Allora vi salutiamo, vi ringraziamo, ringrazio Rino, ringrazio Andrea Camilleri, ringrazio Ezio. E tutti a Palermo. E tutti a Palermo, sì. Ormai è la frase della A lunedì.